Cari amici, salve a tutti da Giuseppe Castiglia. Oggi vi mostrerò com'è facile realizzare una maglietta personalizzata con Outdoor. Prima di tutto bisogna entrare sulla mia pagina Giuseppe Castiglia Official su Facebook. Se non avete ancora messo il mi piace, vi ricordo di farlo. Dopodiché basta andare su questo tasto blu, Scopri di più, e cliccarci sopra. In pochi secondi saremo all'interno del negozio Outdoor dove possiamo realizzare la nostra maglietta o il nostro gadget. Come vedete, se scorriamo verso il basso, vediamo già alcuni esempi di temi possibili, così come anche alcuni esempi di capi di abbigliamento, ma anche di gadget. Ma andiamo subito a capire come si fa a realizzare la nostra maglietta. Clicchiamo su Negozio e vediamo che abbiamo un bel po' di esempi, in questo caso di cappellini, magliette, canotte di tutti i generi, di felpe, di maxi pull, di tazze, borse per la spesa e 99 pagine addirittura di prodotti possibili con il marchio One Man Radio in questo caso, ma tra un po' vedremo come possiamo personalizzare la nostra maglietta. Facciamo finta di scegliere questa, la maglietta premium, la classica per uomo. Ci clicchiamo sopra e arriviamo su questa schermata, dove vediamo subito sulla destra che possiamo per esempio cambiare il colore della nostra maglietta. Facciamo finta che vorremmo averla bianca, e allora clicchiamo sul bianco, oppure arancione, oppure verde, e così via per tutti i colori che vediamo possibili in questa schermata. Facciamo finta di volere una maglietta rossa, e allora clicchiamo sul rosso. Ma adesso andiamo a capire se possiamo modificare molti altri parametri. Per esempio, possiamo già scegliere qui la taglia, facciamo finta che ci interessi una L, dopodiché clicchiamo su questa matitona nera che vedete qui e poi su personalizzare. Ed ecco qui la nostra maglietta pronta per essere modificata. Basta cliccare sul logo, per esempio, sul disegno, in questo caso il marchio One Man Radio, per poterlo ingrandire o rimpicciolire, tenendo conto che il riquadro possibile è quello grande che vediamo qui all'esterno. Quindi questo significa che non possiamo andare oltre questa misura, ma che possiamo, per esempio, metterlo in fondo e più centrato. Come vedete, ci sono delle guide sensibili che ci consentono di posizionare sempre al centro perfettamente il nostro marchio, che poi possiamo anche rimpicciolire, per esempio, e mettere qui sul petto se ci fa piacere. Clicchiamo all'esterno dell'editor e vediamo l'effetto della maglietta. Facciamo finta che questo marchio, così, invece di averlo sul petto, vogliamo averlo sulla manica destra. E allora clicchiamo qui sotto la tabella dei colori su Posiziona i motivi e prendiamo questo logo One Man Radio e trasciniamolo, per esempio, sulla destra, ovvero la manica destra. Come vedete è piccolino, allora lo ingrandiamo e lo facciamo diventare della grandezza che ci piace di più, ovviamente centrato per bene. Questo potrebbe essere un esempio di maglietta con il marchio sulla manica. Facciamo finta che invece questo marchio noi lo vogliamo nel retro della maglietta. Allora spostiamo, ancora trascinandolo, il marchio su retro e così vediamo che anche qui possiamo modificare, mettere più in alto, più in basso, decentrato, più piccolo, più grande, o addirittura possiamo anche modificare anche l'angolazione. Come vedete, tutto poi ritorna al suo posto, quindi non abbiate paura di fare le modifiche. Io questa maglietta vorrei averla con il marchio frontale, quindi torno a quello che era in origine, la voglio anche un po' più grande, la voglio così. E quindi adesso, se sono soddisfatto, posso anche inserirla nel carrello. Ma se per esempio io volessi una maglietta da donna anziché da uomo, e allora clicco qui in alto su prodotto, vado su donna e vado a scegliere tra i prodotti per donna tutto ciò che il sistema mi offre, dalle magliette alle canotte, ai diversi tipi di magliette con diverse scollature o con diverse maniche. Ovviamente non fate caso ai colori, sono solo degli esempi. Come avete visto, il colore potete modificarlo come vi pare. Facciamo finta di scegliere una maglietta da donna
ecco qua questa sagomata per esempio, scegliamo il colore rosso come abbiamo detto e poi selezioniamo. Ecco qui, questa potrebbe essere la maglietta da donna che abbiamo scelto di acquistare, possiamo cambiare il colore in rosa per esempio. Andiamo a calcolare il prezzo, scegliamo a questo punto la taglia che qui non avevamo ancora scelto perché l'avevamo fatto per quello da uomo e allora mettiamo 1, aggiungiamo con più una unità, una maglietta della misura S. Possiamo anche aggiungerne una della L o due della XL e ovviamente si andranno a sommare da soli, ma facciamo finta che quello che ci interessa ordinare è solo una maglietta della misura S rosa col marchio One Man Radio e allora una volta scelto andiamo al carrello, significa che questo prodotto lo inviamo al nostro carrello della spesa, ci clicchiamo sopra e vediamo che si apre questa schermata. Possiamo continuare il nostro shopping oppure andare al carrello e pagare, ma facciamo finta che vogliamo acquistare un altro prodotto, quindi clicchiamo su continuo shopping, andiamo su prodotto e facciamo finta che stavolta vogliamo quella maglietta da uomo di prima ma con un disegno diverso. E allora andiamo sulla maglietta premium, scegliamo il colore, in questo caso mi va bene il nero, voglio cambiare però questo disegno, e allora ci clicco sopra, vado a cliccare in basso a sinistra sul cestino e quindi elimino questo disegno, poi su motivo qui in alto sulla sinistra e poi vado a scegliere quello che mi pare. Voglio per esempio questo graffio rosso azzurro grande a testimonianza del fatto che sotto questa maglia batte un cuore rosso azzurro, bene, posso ingrandirlo, rimpicciolirlo, posizionarlo sul lato sinistro, quindi sul cuore, lato destro per chi guarda in maniera frontale in questo caso, oppure lasciarlo al centro, lasciarlo piccolo o ingrandirlo. O perché no, come abbiamo detto prima, posizionarlo per esempio sulla schiena, questo è un bel disegno che si può posizionare sul retro. Ecco, magari è troppo grande, possiamo metterlo qui per far capire appunto che abbiamo avuto un graffio e che sotto questa maglia batte un cuore rosso azzurro. Anche questa potrebbe essere una bella idea. Facciamo finta di volerlo comunque sul fronte, questo disegno, che sia anche un po' più piccolo per esempio e proprio qui sul cuore. Ecco qui, allora andiamo a calcolare il prezzo, in questo caso facciamo finta di volere una maglietta della misura L, andiamo al carrello, ecco qui, prima di andare a pagare ricordiamoci che sopra può esserci sempre un'occasione di sconto, non sempre c'è ma quando c'è come in questo caso basta cliccare su attivo lo sconto e lo sconto è in automatico attivato. Arriviamo quindi al nostro carrello e troviamo i nostri due prodotti, la maglietta da donna rosa con il marchio One Man Radio della taglia S e poi la nostra maglietta nera della taglia L con il graffio rosso azzurro sul petto. Bene, una volta scelto abbiamo anche applicato lo sconto, possiamo andare alla cassa, clicchiamo su alla cassa. E qui come vedete abbiamo il riepilogo sulla destra dei costi che nel frattempo si sono abbassati ulteriormente rispetto alla schermata di prima, è una cosa che succede spesso soprattutto se acquistate più di un prodotto. Qui c'è il prezzo della spedizione, 6,99 euro, che è stato comunque già aggiunto al totale e quindi con 31,77 euro noi avremo la nostra maglietta da donna che possiamo vedere nel dettaglio e la nostra maglietta da uomo che possiamo rivedere nel dettaglio con questa semplice funzione. Come vedete l'indirizzo di consegna e l'indirizzo di fatturazione nel mio caso coincidono, ma a voi vi si aprirà una schermata di questo tipo, ecco qua, e potete tranquillamente andare a scrivere insomma i vostri dati, per cui in questo caso c'è il signor Giuseppe Castiglia, via Sacerdote Michele Messina, che è la sede della radio, e poi tutto il resto. Chiaramente voi mettete i vostri dati, dopodiché andate su continua e ci sarà il pagamento. Scegliete il vostro metodo di pagamento, carta di credito, bonifico bancario, PayPal e poi il resto va da sé. Questo credo che tutti quanti ormai sappiano farlo. Vi arriverà una mail di conferma perché vi chiede anche la mail per confermare l'ordine e vi sarà detto quando arriverà
il vostro ordine a casa vostra. Nel prossimo filmato vi farò vedere come si fa a realizzare una maglietta personalizzata anche con una foto dal vostro computer o dal vostro telefonino oppure una scritta di vostra fantasia. Per il momento è tutto, grazie da Giuseppe Castiglia, da Autoborder e da One Man Radio.